Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è venerdì, è ora di pranzo, sto preparando la pasta. Lì c'è quella di Gabriele, quella per i bambini, e qua ancora la mia no, ma comunque adesso la butto giù. E qui c'è il condimento, che è panna, finocchi e prosciutto cotto. E niente, adesso vado a buttare giù anche la mia pasta, scolo quella lì e ci mettiamo a mangiare e ci aggiorniamo dopo. Nel frattempo vi lascio due o tre video dove si vedono dei bambini piccoli, 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 piccoli. Buongiorno! Allora, oggi è sabato, giusto? Stiamo andando giù perché dobbiamo andare a fare due commissioni all'Eurospin e poi dobbiamo andare a fare il cartellino per Giorgia per poter poi fare il cartellino di riconoscimento, per poter poi fare l'abbonamento. Non lo faremo ancora perché sennò poi scade di sabato in sabato e parlavamo appunto con Manuel che sarebbe, visto che tanto lunedì li portiamo noi, lo facciamo lunedì, così fa da lunedì a lunedì e almeno loro sono coperti. Sempre io a lunedì scendo, gli faccio l'abbonamento nuovo per la settimana che viene. Quando loro poi tornano a casa, io glielo do e almeno sono sempre coperti. Invece di sabato, diciamo che sabato in generale, durante la scuola, così nel periodo invernale, è il mio giorno per pulire, per fare magari delle pulizie un po' più approfondite della casa, perché loro sono a casa, non c'è stress di scuola, di compiti, di sport e quindi mi viene un pochettino più facile, ecco. Perciò se devo scendere per andare a fare l'abbonamento mi scombussola tutti i miei piani. E quindi niente, adesso andiamo giù, poi Giorgia la lasceremo perché andrà via con Nicole, perché oggi passano di nuovo tutto il giorno assieme, visto che poi da lunedì iniziano, cioè lei, Giorgia, inizia a scuola perché Nicola inizia mercoledì, perché fanno due scuole diverse e non faranno la stessa per il momento, e perché non si sa mai nella vita di quello che può succedere, e quindi niente, quindi questo. Cercherò di portarvi con noi, di farvi vedere qualche cosa. Oggi è una bellissima giornata, c'è un bellissimo sole e il mio umore sballonciola tra felicità perché vanno a scuola e tristezza perché vanno a scuola ed emozione per tutti i progetti che stanno cercando di far partire e quindi sono proprio, speriamo che si possa ripartire alla grande. Poi oggi dovremo preparare anche, dobbiamo etichettare tutta la roba di Giada e Sabrina. Devo stirare i grembiuli perché poi alla fine ancora non sono riuscita a stirare, ma poi questa settimana che loro vanno a scuola, tanto c'è il ragazzo che fa sulla camera e io stirerò. Però vabbè, i grembiuli per lunedì li devo stirare e poi bisogna preparare gli zaini. Ovviamente in tutte queste cose vi porteremo con noi e quindi sono molto felice. Una novità che riguarda la riunione di ieri che c'è stata per Gabriele è che in musica quest'anno ci sono due professori che danno la possibilità ai ragazzi di scegliere tra cioè pianoforte, vabbè, pianola, chitarra o flauto da imparare a suonare e Gabriele ha scelto la pianola. Ma la chitarra elettrica oppure la chitarra quella di legno? Non lo so. Penso quella di legno, perché per quella elettrica ci vuole l'amplificatore. Sì, vabbè. Però, beh, sì, penso quella normale. E quindi niente, quindi questa cosa ci ha dato anche spunto per il regalo per la comunione che gli abbiamo regalato il telefono allora, però ovviamente alla festa non possiamo arrivare senza niente. E quindi
che dirò ai miei occhi perché mi escono le lacrime. E quindi abbiamo deciso di regalargli quella. L'ho già vista su Amazon e poi la ordiniamo, così almeno arriva. E scommetto che stavi per piangere perché ti sei immaginata Gabriele che suonava la pianola, vero? Allora, ci siamo fermati al McDonald's per prendere qualcosina per l'ultima volta, perché poi Nisba, e intanto abbiamo iniziato a levare e sistemare un po' qua davanti, non vi dico prima com'era. Dobbiamo ancora levare là e poi oggi mando le bambine a pulire i cruscotti, in modo che la macchina, questi qua sono tutti i documenti che devo portare in casa, e così almeno la macchina un pochettino in ordine. Qua abbiamo borsette della spazzatura, sei composta, e così almeno poi buttiamo tutto e la macchina per lunedì è pronta, visto che dobbiamo accompagnare l'universo intero. Siamo sotto al Conad, adesso andiamo poi fino da Teddy per prendere delle cose, anche al Conad, che poi arrivati a casa vi faccio vedere. E boh, e adesso forse sì, guarda che dobbiamo scendere. Sì. Abbiamo preso un po' di roba, no, in realtà non tantissima, ma tantissima acqua. E poi arrivando a casa vi faccio vedere. Vi do un assaggio della spesa del Lidl, Alice Pia, ma poi la vedrete nella svuota la spesa Lidl, Conad. Non la vedrete in questo video la spesa, ci sarà un video a parte, perché ho preso a parte tantissime cose al 50%, e poi già solo, cioè, a Lidl ho risparmiato più di, non ve lo dico, provate a indovinare, lo vedrete nel video spesa di domani. Allora, siamo arrivati a casa, abbiamo già fatto il video spesa e adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo preso da Teddy. Allora, ho preso questa pompetta che va bene sia da usare con l'acqua che con l'aria per gonfiare i palloncini. Diciamo che d'estate con l'acqua poi possono venire dei bei gavettoni, mentre invece con l'aria non è che vengono un granché, perché sono molto sottili e si vede subito. Sì, cioè non riesci a scoppierebbero subito. Prima volta che toccano qualcosa scoppiano. Poi ho preso questi per Gabriele, e se a qualcun altro serviranno, li ho pagati 1 euro. Sono dei divisori in cartoncino perché li erano chiesti a scuola insieme ad un altro raccoglitore, e ha i fogli a righe per italiano, queste materie qua. Quindi gli ho preso 2 di questi blocchetti con i fogli a righe e un altro raccoglitore verde. Tanto è diverso sia come materiale che come colore dall'altro, quindi non li può confondere. Poi comunque al massimo con un'etichetta bianca lo scriviamo. Queste mollettine per le bambine, ma principalmente le ho prese per queste 3 bianche, perché servono per la comunione di Sabrina. Ma se riesco, queste qui argento le volevo usare per il battesimo di Pia. Poi invece queste nere magari le usa Giadina. È perché una le usa Sabrina, una Pia, devi usare anche tu quei brillantini. Poi
Queste qui invece sono le pile per la bilancia, così almeno mi posso pesare. Poi abbiamo preso le bolle che, come vedete, costavano 10 centesimi. Allora, siccome quando siamo andati da Sara l'altra volta, a furia di fare bolle, 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 abbiamo consumato le bolle a James e Giulia, così almeno gli riportiamo quelle che abbiamo consumato e poi quando ci vediamo per far giocare i bambini almeno abbiamo un po' di bolle. 10 centesimi è veramente niente. Poi ce ne sono di diversi, con diversi disegni. C'era di Cars, dei Pyjamax e poi anche di niente, semplici così. E poi ho preso questa teglia, che come vedete ho pagato 6 euro, per fare le lasagne, ma anche per fare arrosti o altre cose, perché non ce l'ho una teglia grossa. Quelle che avevo sono tutte andate a ramengo, quindi ne ho presa un'altra. E poi ho preso delle decorazioni per Halloween. Sì, lo so, è presto, ma le ho viste e mi piacevano. Allora, per rischiare che poi non le trovavo più, le ho prese adesso. Ho preso questa. Come si chiama? Non mi viene come palla tipo di neve, invece fatta così con i brillantini neri. E c'è la zucca col fantasmino che esce. E questa qui l'ho pagata 1,75 euro. Poi ho preso questa zucca fatta così, è di ceramica. E questa qui l'ho pagata. Adesso ve lo faccio vedere. Dietro ci va la candela. Qui c'è anche un buco, quindi penso che andrà messa proprio lì, in modo che non scoppia niente. E questa qui invece l'ho pagata 2,50 euro. E probabilmente parlavamo con le bambine proprio di dove metterle, e probabilmente ne andremo a prendere altre due. E invece qua, dove però, siccome le metteranno loro in camera, prenderò quei lumini che si accendono con la pila. Non vado a mettergli le candele, ovviamente, perché poi le avranno in camera, però così di notte, se le vogliono accendere, gli fa anche luce. E non abbiamo E paura. ovviamente per il periodo di Halloween, poi lo leviamo, troveremo un'altra soluzione. E poi abbiamo preso queste zucchettine che sono fatte così. Qui hanno il portapila, infatti poi dovrò andare anche a prendere le pile perché non so se ne ho. Le abbiamo pagate 3,50 euro. E queste qui abbiamo già pensato, abbiamo già organizzato più o meno dove mettere tutto. Dobbiamo andare a prendere altre due zucche così e poi come diciamo decorazione per la casa siamo a posto per Halloween. Non andrò a decorare per l'autunno perché ho guardato, c'erano tantissime decorazioni, però nessuna mi Ispirava. ispirava proprio nel prenderle, invece queste qui quando le ho viste le ho prese subito. E basta, questi qui sono stati i nostri acquisti da Teddy. E niente, adesso noi andiamo a mettere a posto, sistemiamo un po' e ci aggiorniamo dopo, perché dobbiamo anche iniziare, appunto, come vi dicevo, ad etichettare tutte le cose di Giada e di Sabrina, prepararci, insomma, poi per lunedì per il rientro a scuola. Allora, volevo farvi vedere cosa sono andata a fare. Siccome c'è veramente tantissima carne, nella settimana che verrà, da questa parte, sono andata a scrivere tutte le cose che ho messo nel freezer di sotto. Queste qui sono quelle nel freezer di sotto, che quindi non ho sott'occhio e mi serviva a sapere cosa c'era. Queste qui sono quelle nel freezer di sopra, che comunque averle così a colpo d'occhio quando vado poi a creare il menu sicuramente più d'impatto piuttosto che averlo là. Questo è quello che c'è nel frigo e questo anche. Ho segnato anche formaggio grattugiato e pesto perché visto che comunque scendo due volte perlomeno durante la settimana, se dovesse mancare qualcosa almeno so lo segno qua e lo vado poi a prendere. Per adesso manca solo lo zafferano in realtà, perché ho segnato riso con zafferano, pollo più verdura, perché andrò a fare il brodo di pollo per far cuocere il risotto e quindi poi dopo loro avranno il pollo. Io mangerò il risotto
con il brodo di pollo allo zafferano e poi la verdura. Quindi il riso l'avevo già comprato e quindi lo andrò poi a cancellare perché non mi serve. E qua mi sono messa anche una didascalia per ricordarmi che il primo numero, tipo come qua 3x3, corrisponde ai pezzi che ci sono dentro la confezione e il secondo numero invece corrisponde alle confezioni che ci sono. Invece questi numeri singoli, tipo con i bocconcini di tacchino, ovviamente non posso contare quanti bocconcini ci sono dentro, ho messo che ce ne sono due confezioni. Se le andranno a mangiare a pranzo, che ci sono tutti, le dovrò usare tutte e due. Se invece li mangeranno solo tipo Maurizio e Gabriele, in realtà anche perché mangiano tantissimo, però potrebbe bastarne, oppure se magari è solo Gabriele, ne può bastare anche solamente una, o solo Maurizio magari per andare a lavorare, così almeno ho ben chiaro così. E quindi da questa parte ho fatto così. Qua l'ho lasciato libero per scrivere eventualmente delle cose che devo comprare e qui ce l'ho sott'occhio. Ovviamente non andrò tutte le volte a ricopiarlo, ma mano a mano che useremo le cose le andrò a cancellare e poi metterò un segnetto qua in modo che quando andrò avanti, non penso che mi durerà per tantissime settimane, però c'era, come avete visto, c'era, come vedrete, c'era veramente tantissima roba scontata al 50% e quindi come potete vedere, tutta questa roba che c'è qui in questo freezer era tutta scontata al 50%. E quindi sono felice perché Ti sei fatta prendere un po' la mano. veramente sono anche stata brava perché ce n'era ancora, ma l'ho lasciato anche per altre persone che magari hanno la nostra stessa necessità, magari di riempire il freezer risparmiando. E quindi mi sono. Se no avrei potuto prenderne molta di più, ma un attimo, aspetta, non potevo prenderla tutta io, non era giusto nei confronti delle altre persone. Ecco. Comunque questo è quanto. Adesso mi devo mettere a etichettare le cose di Giada. Metto tutta la cartolina che ti darà la
Non lo vuole il ciuccio, il micino. Micio, il micio scappa. Vai via. Stai mangiando l'uva? È buona? Ti piace? Bene. Siamo a dopo cena e finalmente ho aperto un pacco da Amazon che è arrivato, perché ne ho preso solo uno per adesso per provare, se poi è buono ne prenderò anche un altro, un deumidificatore, uno da mettere di sopra nelle camere, questo qua grosso, e uno da mettere qui di sotto. E poi ne prenderemo uno più piccolino da tenere in bagno fisso. Questo qui invece l'ho scelto così che ha anche le ruote, perché così posso spostarlo di camera in camera. Ovviamente non posso portarlo su perché sono pesanti e non posso portarlo su e giù, ma di camera in camera così sullo stesso piano sì. Perciò anche il ragazzo che verrà lunedì per farmi i lavori me l'ha consigliato di prenderlo, e quindi ho iniziato a prenderne uno per vedere appunto se iniziamo ad assorbire via un po' di umidità. Adesso lo tiriamo fuori dalla scatola e poi ve lo faccio. Allora, sopra è fatto così, ha questo display, e qui invece è fatto così. Questo qua è il contenitore. Giada, puoi tenerlo fermo? Il contenitore, il contenitore dell'acqua, e non riesco più a incastrarlo, ok? E poi dietro, qui dietro, adesso lo giriamo, qui ci va il tubo che è in dotazione, che è questo, Sabrina l'ha infilato lì, per svuotare senza levare il cassetto dell'acqua. Si infila il tubo qui, si mette vicino tipo alla doccia e lui prende l'acqua e la butta direttamente via. E niente, qua c'è la spina ovviamente. Adesso guarderò un attimino come funziona e poi lo provo ad accendere e vediamo un po' se è rumoroso e poi quanta acqua tirerà via. Non lo so, domani. Comunque me l'avete consigliato anche voi di prenderlo, e quindi anche il ragazzo mi ha detto guarda che è meglio, e perciò ho preso questo qui. La marca è questa qui, si chiama la marca Argo, e vediamo se è una buona marca, se funziona bene. Il display è molto carino, però bisogna capire come è fatto. Questo qui è il tubo, non è molto lungo, quindi ci va un posto basso, perché sennò non ci si arriva. Comunque adesso andiamo a leggere il libretto delle istruzioni e poi domani lo accendiamo assieme e proviamo ad attaccarlo a vedere se assorbe, quanta acqua riesce a tirar via. Allora, qui ha il LED e sopra è così, l'ho messo in bagno così vedete il mio pavimento che è un po' sporco. Allora, qui sta segna l'umidità. Io praticamente già impostata, in pratica dice quando arrivi al 42% di umidità spegniti, no? Non so se riuscite a vederlo perché... ecco così, ok, così, ok, quindi così è già, è a posto. E questo qua serve, aspettate che adesso lo spengo perché sennò non si vede niente, questo qui serve per scegliere i programmi, il timer per farlo partire, tank full quando la tanica è piena, defrost se per caso si ghiaccia, e poi qui si può scegliere se la ventola deve andare piano oppure forte. Adesso lo riaccendiamo e io non so perché fa così tanta luce,
Ecco, con fan si cambia l'affare. Ecco, ho messo il timer, però non capisco come farlo partire. Ok, ci ho messo un po', non capivo perché, ma alla fine è partito. E niente, praticamente qui è 44 e l'umidità impostata, che praticamente voi impostate per che volete nella stanza. E praticamente bisogna impostare per forza la ventola e la modalità, e allora poi parte. Questo qui è il rumore che fa. Proviamo con la ventola più forte. Boh, ma mi sembra uguale. Però mi sembra buono, no? Non fa tanto rumore. Certo, non sarebbe divertente dormirci, però magari accenderlo, non lo so. Io adesso poi proverò a vedere, cercherò delle informazioni su quando è meglio accenderlo, per quanto tempo, e comunque vediamo un attimino. Adesso lo lascio acceso, impostato, mi sembra 2 ore. E vediamo poi domani mattina assieme in 2 ore quanta umidità ha assorbito. Mi spiace perché c'è questa luce, ce n'è 46. Vediamo un po', però è molto carino, molto molto carino. Wow, che elettrice. Buongiorno, allora oggi è domenica, stamattina ho portato Maurizio e i bambini a messa. Io intanto sto preparando, ho messo su il ragù, adesso andiamo a preparare il dolcino. Però prima volevo farvi vedere il progetto che stava facendo, diciamo il lavoretto che stava facendo ieri Giada per la scuola. E questo lavoretto era sul suo libro. E praticamente in realtà le manine andavano rosse e arancioni, però nei cartoncini che abbiamo preso noi l'arancione non c'era, e quindi lei ha scelto come colore l'azzurro. E poi qui c'è la faccina, ha fatto tutto lei, anche le manine se le ha ripassate da sola, le ha ritagliate da sola. E questo qui è il risultato finale, secondo me è venuto molto carino. E adesso vi faccio vedere gli ingredienti per fare questo dolcino che ho visto sul canale di Lucrezia, di Una Vita Semplice, ma che sostanzialmente si può trovare un po' dappertutto sul web. Però io seguirò i passaggi come li ha fatti lei. E per fare questa ricetta, diciamo, questo dolcino, ci serve il cocco grattugiato, la farina, il cocco rapé, poi il latte condensato, un barattolino così, e poi 2 barrette di cioccolato. Andrebbe meglio, cioè potete usare diciamo quello che volete. Io ho scelto quello finissimo al latte perché sennò i bambini non le mangiano, perché noi, a me non piace neanche questo, però così nel dolcino magari lo mangio. Ma quello fondente piace solamente a Gabriele e Maurizio, a tutti gli altri no. Quindi ci serviranno questi 3 ingredienti. Adesso vado a guardare un attimino come dice di fare Lucrezia e le dosi, così poi
Ve le dico e andiamo avanti a fare questo dolcetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è unire 250 g di farina di cocco, appunto di cocco rapé, con 250 g di latte condensato. Quindi, questa busta è da 250 g, quindi la metterò tutta e invece il latte condensato lo dovrò andare a pesare perché è di più, è 397, noi ne servono solo 250. Quindi iniziamo a fare questo passaggio. Allora, mi sono poi dimenticata, è arrivato Maurizio, sono arrivati i bambini nella messa. Quindi, una volta amalgamato tutto, io, secondo me, cambia molto l'assorbenza nei confronti del latte condensato in base alla farina, al cocco che si usa. Perché io ho dovuto usare tutto il latte condensato, quindi ho usato 250 grammi di farina di cocco e poi ho dovuto usare 375 grammi, quindi tutta la confezione di latte condensato. E poi ho dato la forma, mescolato bene, ho dato la forma e adesso li mettiamo un po' nel freezer. Intanto andiamo avanti con la preparazione delle lasagne e poi andremo a fare l'ultimo passaggio, diciamo.
Che piccola artista la piccola Brina. Adesso tocca a me. No. Sì, sì, te sei proprio 40. Aiuto. No, non sei mia figlia. Ti abbiamo adottata. Come diceva mamma. Ma Giorgia, ci sei stata adottata. Tu non sei una bambina. Tu sei un ro... Mamma, hai visto che a me di cioccolato non me ne è sceso? Quanto te ne è sceso a te? Perché io che cosa ho fatto? Visto che bravo, al massimo la tua pasta la mangio tutta io. Ma come ti permetti? No, io. Mamma è ancora su. Adesso andiamo a vedere quanta acqua ha catturato, ma per aprirla devo usare tutte e due le mani, aspettate un po', e l'ha presa, devo dire che non immaginavo, ecco, ce ne fosse, diciamo, così tanta umidità. Comunque l'abbiamo fatto andare per sì un 2-3 ore e niente, comunque mi sembra funziona bene, quindi vi lascerò il link sotto in descrizione se vi serve, che dovete comprarlo anche voi diretto, e boh, adesso vado a fare dei lavori.